Prima di iniziare a parlare di pubblicità e disagio, un avviso: per questo mese di dicembre i video a settimana saranno due, il lunedì e il giovedì, sempre alle 17.30. Il lunedì parleremo un po' di tutto, anni 80, anime, quello che è, mentre il giovedì parleremo di Natale. E ora iniziamo! Negli anni 80 le pubblicità non guardavano in faccia a nessuno, anzi, in alcuni casi non guardavano proprio. Ricordate lo spot della droga? Quello in cui le persone iniziano a girare su se stesse, poi track, eccole lì con gli occhi completamente bianchi e lo slogan «La droga ti spegne» che campeggiava un po' dappertutto, pure sui tram. Abbiamo già parlato anche della pubblicità dell'HIV in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS, ma alleggeriamo un po' l'argomento con gli spot che, oh, a me creavano inquietudine. E partiamo da Lucy Lucy. Acqua, fuochino, fuoco. Prendimi, sono qua. Fuoco. Indovina chi è? È la mia Lucy Lucy, la bambola con gli occhi che brillano. Guardate, i suoi occhi brillano. Lucy Lucy, diciamolo, è la bambola del demonio direttamente, roba che Annabelle non sa nessuno. Per un regalo originale, Lucy Lucy Sabino. Per un regalo originale, ma cari amici della Sabino, quando avete fatto lo spot, avete svuotato prima l'armadietto degli alcolici, immagino. Vi pare normale che una bambola abbia gli occhi rosso satana che si illuminano del tipo «Voglio la tua anima!» Ed ora, la piaggio. Ma dai, mi importa solo di te. Davvero? Sì. Insomma, ci sono sti due che vogliono inciuciare e lui le racconta pure la balla, ci sei solo tu nella mia vita. Sì, vabbè. E comunque sto tizio non trova un posto più romantico di una cripta dove peraltro arriva uno zombie schifoso. Uno zombie, poi tanti zombie. E questi due che più che inciuciare sembra che stiano ballando un lento brutto però. Insomma, arriva lo zombie e il vero maschietto alfa cosa fa? Andiamo a festeggiare. Ehi, sei un po' spento, fratello. Fai come me, comprati un piaggio. E il mostro sale in piaggio e diventa uno con un sorriso che è ancora più inquietante di quando era mostro. E i pagliacci? Allora, il mago G, precursore di It, ha fatto della Galbusera uno spot horror con espressioni da pazzo che Jack Nicholson in Shining era il confronto Barbie-cuor di cipresso. Ma torniamo alle bambole e immaginate questa scena. Voi state dormendo il sonno dei giusti e nel cuore della notte si attiva la baby mia. Mamma, abbracciami, abbracciami. Abbracciami. C'è una roba da film dell'orrore. Voi state dormendo e a un certo punto senti «Mamma, sono la tua bambina!» E tu ti ricordi di non avere mai avuto una figlia. Se poi dopo dobbiamo andare a cercare altri spot, ammetto che una cucchiaiatina di disagio non era risparmiata nemmeno da quello della Tabù. Sogno per me! Che rabbia se mancassi, se non fossi con me! Ah beh, e poi la Saila. Allora, c'è sta Valentina Crepaz degli Inferi che attira con le sue arti magiche e seduttive uno che è in un bar, uno che poi... la tizia si limona duro e fin qui che figata, direte. Sì, poi arriva lo spot cantato da Clara Serina dei Cavalieri del Re. Piacere, piacere che uccide. E lui viene lanciato in una cascata e di lui non rimangono che le scarpe e lei ritorna in attesa della prossima vittima con un sorriso satanico. Infine, una delle pubblicità più disturbanti, ma di questa ne vorrei parlare in un altro video dove si parla di prodotti per pulire per terra, è quella dei 100 gradi, con sto diavolo. Cioè, il diavolo che viene anticipato da una frase peraltro inquietante. Sai dov'è la casa del diavolo? Tra una piastrella e l'altra. La casa del diavolo. Vabbè, e voi avete degli spot inquietanti? Ammetto che quello della droga rimane in cima a tutte le classifiche perché gli occhi bianchi, mamma mia, no, no, no. Che poi se siamo qui a parlarne ancora oggi, quantomeno è stata efficace.